Ciao internet! Allora, vedo che va molto di moda fare i video così in cui si spiegano le cose al proprio pubblico. Io invece, come avrete notato, sono più ancora per la comunicazione testuale. Però, insomma, mi adatto, mi adeguo a questi nuovi tempi. Io non ho i potenti mezzi che molti altri miei colleghi hanno, sto usando un normalissimo cellulare, la luce è un po' quella che è. Però spero che il concetto arrivi lo stesso. Allora, il tema è un tema trattato molto nella mia pagina Facebook, nei miei canali social in questi giorni. Partito tutto da un post che voleva essere una cosa più così goliardica e ironica, ma ho scoperto che ha toccato alcune sensibilità e quindi vabbè, mi prendo questi 5-10 minuti di video per spiegarvi un po' meglio la situazione, da dove nasce quel post e cosa ne è nato dopo. Il post è quello con una sorta di grafico in cui dico che sostanzialmente se una persona si autodichiara hacker, come bisognerebbe dire perché c'è l'H davanti, tendenzialmente non sarà davvero un hacker, no? Voleva essere una battuta per un po' fare il verso a tutti quelli che si sentono in diritto di diciamo dichiararsi hacker, magari sulle slide di un convegno, magari sul proprio profilo social, solo perché sanno smanettare un po', non so, ho fatto una battuta perché magari sanno smontare un router e rimontarlo, allora automaticamente diventano hacker. Allora, primo chiarimento. Non ho nulla in contrario con l'autodefinirsi hacker. Mi fa un po' ridere, sinceramente, un po' sorridere che uno lo utilizzi come qualifica, no? Cioè, sulle slide vado ad ascoltare una docenza, un convegno, una conferenza, e questo invece di dirmi boh, che cosa ha studiato, che lavoro fa, mi mette hacker. Mario Rossi, fra parentesi, hacker. A me, sinceramente, lascia molto, molto perplesso, perché so che l'hacker vero probabilmente non si autodefinirebbe così in una situazione come quella. Tantomeno lo farebbe sui social, no? Cioè, voi avete mai visto un hacker di quelli veri, quelli che intendo io delle prime generazioni, che mettono il loro profilo sui social, si autodefiniscono hacker, magari hanno pure le foto di loro al mare, con il cane, con la fidanzata? Non lo so, io ho un'idea un po' diversa dell'hacker, forse perché vengo da una generazione precedente, sono un po' più vecchio rispetto alla media di quelli che adesso si definiscono hacker, che sono gli smanettoni che portano avanti battaglie anche interessanti in quel settore adesso. Però ecco, a me faceva un po' sorridere questa cosa, però nulla di particolarmente aggressivo verso qualcuno. Vi racconto la storia di come è nato quel post. Praticamente sono andato a uno di quei convegni divulgativi, adesso non vi posso dire né dove né in che periodo, però ci potete arrivare da soli, perché se vi do troppi elementi sapete di chi sto parlando e questa persona dopo potrebbe in effetti offendersi. Ero ad ascoltare questo dibattito divulgativo, a un certo punto uno dei relatori apre le sue slide e mette come qualifica hacker senza nient'altro. A me sinceramente ha fatto un po' sorridere e poi sentendolo parlare ho capito che appunto la sua qualifica di hacker era davvero poco poco opportuna, perché aveva poco dell'hacker, sinceramente, cioè sapeva smanettare un po', sapeva un po' di aveva un po' quella diciamo tendenza al tinkering, allo smontare e rimontare le cose, ad andare a vedere se c'è il codice di un software, ma non è sufficiente quello per essere hacker, signori, siamo onesti, dai. E allora ho fatto questo post così. Non pensavo di andare a toccare le sensibilità di qualcuno. Una delle persone che mi ha commentato in modo, secondo me, anche eccessivamente aggressivo e scomposto, secondo me ha letto questo post e pensava che io fossi una di quelle persone che considera l'hacker come è normalmente utilizzato nel linguaggio giornalistico, cioè quello che ti entra nel conto corrente, quello che ti viola le password dei tuoi canali social. Ecco, tranquillizzo questa persona e tutte quelle come lui. State tranquilli che mi sono occupato di figura come la hacker, della filosofia hacker, molti anni fa, e quindi so cosa vuol dire hacker e so che non è hacker nel senso volgare del termine come si usa ultimamente, ma è un'altra cosa. Però proprio perché è un'altra cosa, questa figura dell'hacker ha dei valori, ha tutta una sua appunto filosofia etica alle spalle, che secondo me stride un po' con l'autoprofessarsi hacker, soprattutto sui social. Cioè gli hacker, quelli che penso io, probabilmente manco ce l'hanno l'account sui social, perché sono allergici a quella roba lì, al mettersi in vista su Instagram, ad esempio, no? Dove ci sono le
influencer, le modelline, i ragazzini palestrati e poi c'è i gattini, il cibo e poi c'è lui che fa l'hacker. Boh, a me sinceramente lascia molto molto perplesso. Ho capito però che effettivamente il mondo è cambiato e c'è tutta una community di persone che sono davvero hacker perché effettivamente hanno le competenze dell'hacker e svolgono le tipiche attività da hacker, anche nel senso buono del termine, anche nel senso civico, quindi i cosiddetti hacker civici che portano avanti battaglie interessanti anche dal punto di vista sociale e politico e che hanno il loro profilo sui canali social, sui principali canali social. Va bene, nulla di che possa, però ecco, che mi scandalizzi più di tanto, ma va bene, mi adeguo a questa nuova generazione, all'esistenza di questa nuova generazione di hacker. Mi scandalizza un po' di più che appunto in quella situazione ci sia stata una persona che senza conoscere minimamente il mio background si è venuta a commentare in modo saccente, ma poi ovviamente cosa succede? Quando ha visto che io gli tenevo testa è andato a chiamare il suo cugino più grande o il suo amico più grande, no? Come succede in queste, come normalmente succede in queste situazioni. E ho scoperto che questo suo amico più grande, che appunto si autoprofessa hacker, anche lui si era un po' piccato e insomma, quindi ha approfittato anche lui per dire che io nella community degli hacker, per quel post sono stato sbeffeggiato, sono stato preso in giro. Signori, tranquilli, cioè, non so se questo video poi arriverà a loro, perché sai, io non sono uno così importante, no? Per darmi tutto questo seguito, questa credibilità e questa visibilità ai miei post. Anche questo video non ha grandi pretese, però se lo guardate e siete arrivati fino a questo minuto 6,50, state tranquilli, cioè non era per colpire voi. Chi sa fare l'hacker, chi ha velleità di hacker, chi fa attività di hacker, può tranquillamente continuare a essere hacker, a sentirsi hacker. No? Quindi tutti quelli che hanno non so, gli hack club, vanno agli hackathon, va benissimo, non ce l'ho con voi e non era quello, era rivolto al smanettone di provincia che sa fare quattro cose e per lui quelle sono sufficienti per autodefinirsi hacker. Quindi in realtà stavo facendo una cosa che andava nel vostro interesse, cioè evitare che il concetto di hacker venga inflazionato e svilito. Che è un po' quello che io sto cercando di fare con altri concetti, ad esempio il concetto di open access, che ormai viene utilizzato come qualsiasi pubblicazione scientifica gratuita, allora è open access. A me sta cosa qua fa venire l'urto proprio dentro di me, perché c'è una definizione accettata a livello internazionale di che cos'è open access e quindi se si vuole usare quel termine bisogna attenersi a quella definizione. Anche di hacker c'è letteratura abbastanza, anche sul termine hacker c'è letteratura abbastanza consolidata. È nota, no? E quindi mi rifaccio io a quel principio a quella definizione di figura hacker. Poi, se ci sono grandi hacker internazionali che hanno il profilo Twitter e lo mettono e si autodefiniscono su Twitter hacker, lo facciano pure, non mi interessa. Quello che credo è che se uno davvero fa un'attività da hacker, appunto anche hacker civico, tendenzialmente lo fa nell'anonimato o lo fa comunque nascondendosi dietro nickname che magari nella community sono facilmente riconducibili a una persona, però non così palesemente, e poi al massimo a posteriori rivendica la sua azione come hacker e come nome e cognome. Chiaro sto concetto? Quindi, cari amici hacker, rilassatevi, va tutto bene, continuerò a seguire le vostre attività e non so se sarete arrivati a vedere questo video fino. Guarda, è andato fin troppo lungo, 9 minuti, non volevo neanche arrivare a tanto. Un caro saluto e ciao internet!